Guardate per un regalo a che ora mi sono dovuto svegliare. 5:25. Sembro fattissimo. Tempo di darsene sistemato. E visto che è un regalo legato ai bikers, mi sono vestito da bikers del nuovo millennio. Una stazione tutta per me. E figuriamoci se potevo arrivare in ritardo. Una persona che vola alla velocità della luce come me ha bisogno di un regalo speciale. A Cananengover. Oh. Orco 2, manco il Re Leone si sveglia a quest'ora. Wow, Belandi, siamo arrivati a Padova. E laggiù qualcuno era ubriaco quando ha costruito la stazione. E dopo due noiosissimi treni regionali lentissimi, ora si cambia mezzo di trasporto con uno deluxe. È venuto a prendermi con la macchina dell'FBI. Eccolo! Ma è lui? Ma è l'amico di Sinna? È lui, è lui! E per il giusto trasporto, buon compleanno! Per una persona che viaggia tanto, profumatore per auto, bello clean. Olè! Beh, diciamo che il sottoscritto Anima aveva bisogno di una marca che iniziasse con la A, no? Numeri uno. Poi c'è da dire che sono bello anche come una stella. Urca raga, ma questa azienda mi sembra la casa di Tony Stark. È tutta futuristica, è bellissima. Ah, la adoro. Guarda qua. Vedi che i bikers del nuovo millennio si vestono così. Anche se sta arancione qua. Madò. Mi sto bagnando, devo andare via. Mi hanno detto che è la prima volta che invitano uno youtuber in azienda. Mi sto immaginando come se ci fosse il cartello vietato l'ingresso agli youtuber. Sono molto onorato, sono molto contento di questa cosa qua. Non ne approfitterò minimamente per cercare di prendere tutto, perché la roba è troppo figa. Questo è un airbag? Inflation. Questo qua è l'airbag. Qua c'è il tubo perché possiamo collegare. Ti colleghi al Matrix. Al compressore per gonfiarti, mazza, per fare un gonfiaggio normale. Però dopo ti faremo fare il botto. Questo faremo il botto. Mi spaventa un po', ma a noi piace il brivido. Quanto costa questo muro? Qual è la firma di Michael Schumacher? Aspetta che arrivo col grattino. Quindi dov'è il pennarello? No. È finito. Scusate. Okay. Pennarelli finito. Okay. Quindi qua abbiamo tutti gli stivali che durano di velocità. Sì, fa di velocità. Assolutamente. Di che sono quei stivali zorrissimi? Bellissimi. Ne voglio 10, Giuliano. E quelli che vedete laggiù sono i camion che portano in MotoGP. Ah, qua entrano le persone importanti? Sì, quindi te non puoi entrare. Vabbè, ci vediamo dopo, vado a prendere il caffè per tutti, eh. Anche qua serve il badge. Sì, non posso entrare da nessuna parte. Qui è dove vengono realizzati i prototipi dei prodotti delle nuove collezioni. Madonna, qua dentro mia nonna ci andrebbe in fissa, si passerebbe benissimo la pensione. Benvenuti a Come è fatto. Qua è dove fanno tutti i test, raga. Forse la mia parte preferita. L'impact test per? Con questo testiamo tutti i protettori, spalla, gomito, back protector, hip, comunque tutta a parte i caschi, che è un dipartimento dall'altra parte. Cioè fate cadere un peso praticamente, sì, più dura della mia testa, non c'è niente. Ti prego, posso premerlo io, ti prego? Sempre sognato di distruggere qualcosa, o almeno provarci. Se questo qua? Sì, basta che fissi là. Cattrota, ma che figo, no sì. Se volessi un secondo lavoro verrei qua con te probabilmente. Ah, era così figo che volevo il bis. Ok, stressate per capire quanto effettivamente lo si può usare a lungo, sì, prima che si rovini. Saluto. Potremmo addormentarci qua. Sopra. Questo qua è il top di gamma per il motocross. Sì, sì. Mi sta venendo un fetish per gli stivali. Siamo nel nuovo reparto, raga, dove si continuano a testare cose, a distruggere cose e a noi piace. Facci volare, casco. Oh mio Dio, ma quanto va in alto? Mazza, la devi prendere forte sta craniata, eh. Oh. Sta a posto? Sta sì, bene? Sì. Ok. No, merda, no, questo cavolo, quello è greve. Cioè, don't try this at home, raga. Questo, cioè, sono quello che succede con quel perno là, ti schianta sul casco. Comunque 100 anni fa questa si chiamava tortura. Qua ti tirano il collo come le galline, qua te la frantumano. Qua? E lavaggio testa invece. Esatto, no, è il lavaggio degli occhi. A questi non è andato molto bene, devo dire. Continuo ad avere sempre lo stesso problema, che dove si spaccano cose è la parte dove mi diverto di più. Faranno anche quella personalizzata per me, eh? Esatto. Ah, ok. Mi raccomando, quando arriva quello per Anima è ancora più con cura, eh. Vabbè, ma scusami, ma sono di Markets, ma ne ha una, due, tre. Vabbè, né più né meno non si ricorderà mica che... Tu
provaci, se ti fermano. Ma siamo amici da una vita io e lui. Infatti, questa taglia magari. Bella marca, alla prossima. Calcolate che una di queste tute ha un valore circa simbolico di 6.000 euro e guardate quanta gente ci lavora dietro a una singola tuta. Cioè, è fuori di testa, io non pensavo ci fosse tutta sta roba dietro. E ho già avvisato tutto il reparto che la mia la devono fare più bella degli altri, ovviamente. Vi giuro, amici, che mi sembra di stare dentro un documentario. Sono tipo le serie su D-Max queste, ma l'azienda è tipo gigantesca. Ciao. Di tutto. Guarda, puoi fare anche le foto per la carta d'identità. 1963 nasce come calzaturificio. Guardate cosa è diventata oggi. Da cosa si parte e da dove si arriva. Un bel modo di pensare. Si inizia da un'idea e poi magari nel futuro chissà che cosa succederà. In cosa ti puoi trasformare. Cazzo, questa è proprio bella. Ma poi tutto abbinato sempre al tatuaggio. Guarda i colori. Ah, questa è proprio bella. Sembra più da supereroe che da motociclista. Mazza, sembra una cosa di Iron Man. Questo è un airbag? Cioè, questo è quello che esplode? E si gonfia tutto come un palloncino? Sì, ti gonfierai. In un anno secondo? Ti gonfierai come un palloncino in 40 millisecondi. Ah. Tu sentirai una pressione, perché comunque questo è fatto per una caduta. Quando tu cadi non te ne accorgi che sei gonfiato. Certo. L'attivazione adesso noi la faremo finta, quindi tramite l'app il mio collega riuscirà a farlo attivare. Uno. Sono cagato addosso io. È un attimo, vedi, non serve andare in palestra. Sono cagato addosso. Ah, sta tipo un super pizzicotto, ma. Figo, eh? Pizzicotto. Adesso senti il grosso che sei diventato. Sono qui di tutto per l'americano. Sì. Il rumore che senti è la sacca che in automatico adesso si sta sgonfiando. Ah, qui adesso torna in automatico. Tornerà ordinato. Sono andato per un microsecondo nell'aldilà e sono tornato nella vita vera. Ora che siamo stati svezzati, ci proviamo la tuta. Tutta la tuta. Prima volta che indosso una tuta da moto in vita mia. Quindi non vedo l'ora. Sento un bambino che devi cambiare il pallolino. Sì, di solito non si mette così la tuta. Di solito non è così, ecco. Si fa in piedi di solito. Dovresti infilare prima un braccio e poi l'altro. Poi, però non tirarla su tutta. Mi infili prima un braccio, poi infili l'altro braccio. Ok, c'è un buon punto. Adesso tira su. Non ce la faccio mentre mi sono. Aiutami! Io non mi cambio più, eh. Qua chiudo anche qua? Sì, chiudi lì, chiudi l'altro velcro. Quindi mi sono superata? Sono degno di portare l'armatura? Sì, ti veste bene, direi che. Comunque, che esperienza incredibile! Non pensavo potesse essere così bello fare un tour di una fabbrica, comunque di un'azienda di tute da moto, e che in realtà è la migliore, è il leader nel settore. Non pensavo ci fosse così tanta minuziosità. Sono contento dell'accoglienza, sono contento di aver scoperto cose nuove e adesso si vola a casa, pronti per schiantarci in una nuova avventura. È passato un po' di tempo e finalmente a casa sono arrivati tutti gli accessori di Alpine Star e wow! Eccola qua, la tuta, questa l'avevate già vista, ma in più mi è arrivato anche un secondo cambio più leggero, soprattutto anche un po' più facile da indossare, con protezione per la schiena, i pantaloni imbottiti, la parte superiore con la giacca. Questi sono i guanti che metterei invece con la tuta intera, mentre questi con appunto questo abbinamento di vestiti. Ed in più, ma guardate che bel logo, abbiamo qua gli stivali della tuta intera, sono proprio belli, e ovviamente anche le scarpe, scarponcini, stivaletti per appunto questa divisa, ovviamente arancione. Ah, che bello! Cosa ora super importante è l'ora di utilizzarli e andare a fare la patente direttamente in pista ad Adria. Cosa? Non vedo l'ora. Oh, siamo arrivati! Comunque, abbiamo comprato il casco nuovo, guardate qualche figata. Beh, non so se passeremo la patente, ma sicuramente siamo belli. Comunque siamo arrivati ad Adria International Railway. Guardate qua, siamo nel paddock, sembra un hangar gigantesco. E gireremo l'esame con una bellissima Suzuki, guardate qua, che dovrebbe essere la Gladius. Ah sì, infatti ricordavo bene. Qua ci sono tutte le altre stanno già girando. E indovinate chi è arrivato ultimo? Il sottoscritto, come sempre. Avremo 2 giorni di prove e il terzo giorno ci sarà l'esame. Tra l'altro, nel caso passassi l'esame, Suzuki mi ha promesso quella moto lì. In realtà non è vero, però ci sto provando. Quindi Suzuki, nel caso passassi l'esame, se volete un giro con quella, lo faccio volentieri. Perfetto, questa è la moto, si vola. Oh madonna, che bestione, come spinge già in prima. Facciamoci sti giretti di prova allora. Un bel giro antiorario
Ok, i piedi sono messi bene. Che mi sa che questa è pure la cilindrata con la quale faremo l'esamino lunedì. Non ci sono per niente 35 gradi. Non sono per niente in tuta. Adesso ce la spariamo già qua, ce la spariamo. Ragazzi, se sentite un po' di vento, devo tenere la visiera aperta perché è l'unica cosa che mi fa rimanere in vita in questo momento. Ok, sinistra, destra dentro i rilli e ci dobbiamo fermare qua. Ok, bisogna prendere un po' di manualità. Questa moto è troppo potente, scatta un sacco, bisogna andare veramente, veramente dolci. Stavo per dire come con la fidanzata, ma no. A letto belli violenti. Come? Cioè praticamente è tutto un gioco di frizione, cioè lascia tirare ma non accelera mai e non deve neanche in questo esercizio non bisogna neanche frenare, è tutto equilibrio. Ok, guarda davanti, non guardare la forcella, lascia un pelo. Ok, ci sono riuscito. Prima giornata finita, nel pomeriggio andremo a fare le prove in strada. Posso ritenermi soddisfatto e pensavo fosse anche molto più difficile e i miei capelli fanno cagare e puzzo. A domani. Fermati 2 metri dietro, sai perché? Perché questi 2 metri ti possono servire per entrare meglio in assetto. Dai che ce la facciamo, domani esame, un'ansia. Abbiamo la fortuna di non essere a Milano e abbiamo la fortuna di avere una brava persona che ci sta spiegando la strada di domani. Ecco, io tra poco sarò lei. Ora col braccio tutto storto posso dirvi che tocca a me e ho portato questo amuleto fortunato per l'esame. Ma come? No, era l'esatto contrario. Io ti ho chiamato per l'esatto contrario. Vabbè, comunque mi farà qualche ripresa e mi porterà fortuna. Mandami in bocca al lupo almeno. Vabbè, sono carino. Sì, sono carino, dai. L'importante, mi hanno detto, ti dividi la strada in 4, non in 2, tieniti nella parte più destra. Benissimo, 50. Vorrei andare più veloce perché se mi sto squagliando. Eccolo che arriva. È andata bene. Lui mi ha detto promosso, tu no. Avete promosso. Sì. Vai a farti le guide, vai. E indovinate un po', oggi è il giorno dell'esame. Perché sono in un cesso, mi sto cagando addosso. No, ma realmente mi sto cagando addosso. Già amici, non ce l'ho fatta. Cercherò di essere super riduttivo visto che questo video è già stato lunghissimo. Come avete visto sono stati 3 giorni davvero intensi. Sono stato sotto al sole, ho rispettato tutti gli orari, tutte le prove per imparare appunto le 3 prove che si fanno durante un esame per conseguire la patente, ovvero 2 prove nel parcheggio, di cui la prima è d'equilibrio, che è quella dove ho sbagliato, la seconda è una prova a tempo, bisogna stare sotto un tempo. Passate queste 2 prove, si va in strada a vedere appunto la prova con le auto in una cittadina che in realtà è veramente piccola e rispetto a una città come Milano molto semplice guidare lì. Faccio questo video per farvi vedere che in realtà non sono perfetto come molti pensano, sono come voi, non è stato un problema di bravura, che tra l'altro approfitto per ringraziare Suzuki Italia per l'esperienza che mi ha fatto fare appunto ad Adria in questa bellissima pista. E i ragazzi della scuola guida sono stati bravissimi, tra l'altro in questi 3 giorni si sono super complimentati con me perché già io andavo in moto a 16 anni e hanno visto che comunque in moto ci sapevo andare, mi hanno dato i giusti consigli, la moto era perfetta. Purtroppo l'errore banalissimo che ho fatto nella prima prova è stato scaturito dall'ansia. Io sono una persona che purtroppo soffre tanto l'ansia. Sono riuscito a sconfiggere paure, se voglio fare una cosa me la metto in testa e la faccio, tipo come la palestra, studiare inglese, qualsiasi cosa, leggere, lo so fare. Purtroppo sulle cose che non so controllare come l'ansia
purtroppo mi fottono. Il primo esercizio, che è quello dove ho messo il piede a terra, che purtroppo se tocchi un birillo o metti un piede a terra la prova è da bocciatura, è l'esercizio che io ho provato anche più volte durante quei giorni lì, perché era quello che mi dava appunto meno sicurezza, considerando che tra le 40 e le 50 volte che ho ripetuto quell'esercizio lì avevo messo il piede giù una volta sola. A parte le prime volte che giustamente sei un attimino un po' titubante, la fai ma non la sbagli, ma sei un po' insicuro. Comunque margine di errore l'ho fatto una sola volta, la seconda durante la prova d'esame. Purtroppo la cosa che mi fa rodere veramente di più è il fatto che un esaminatore che viene lì e ti giudica one shot, ti ha visto 5 minuti, non ti ha visto per tutte e tre giorni, non sai i progressi che hai fatto, non ti ha visto effettivamente guidare come hanno fatto gli insegnanti della scuola guida, venga lì e ti possa giudicare con delle regole che io trovo un po' stupide, perché non credo che il mettere un piede a terra possa determinare la bravura effettiva della persona che poi guiderà la moto. Anche il semplicemente poter ripetere il test, che sono 20 secondi, raga, non scherzo, sono 20 secondi, prova dei birilli. Anche il dai vabbè, rifalla e fammi vedere che la sai fare, secondo me non costava niente. Poi vabbè, le regole sono regole, non si discutono. Ho voluto a sfregio fare anche la seconda prova, perché sono due prove che si fanno insieme nel parcheggio. Nonostante io sapessi che ero già bocciato, l'ho voluta comunque fare, gli ho voluto comunque far vedere che io in realtà in moto ci sapevo andare. Tra l'altro secondo me la seconda prova è anche più difficile, perché è una prova, essendo una prova a tempo devi stare sotto i secondi, devi essere anche abbastanza veloce, che infatti ho superato. Nonostante questo non sono stato graziato e mi ha detto guarda, finisce qua, sei bocciato, e quindi non sono potuto andare alla terza prova direttamente in strada, dove anche lì non ho avuto particolari problemi, anche l'inversione la sapevo fare, eccetera eccetera. La cosa che mi fa rodere di più è proprio questa, il fatto che io debba aspettare un altro mese, e vabbè, lo farò, e mi dispiace che non ci sia mai questa cosa empatica delle persone di capire quanto in realtà una persona non sia uguale all'altra, quanto una persona possa andare in ansia, e io purtroppo mi sono fatto fottere dall'ansia, non mi sono riuscito a concentrare come tutte le volte che ho fatto in questi tre giorni le prove. Io so di saperci andare in moto, adesso ho un foglio rosa, quindi farò sicuramente delle guide aggiuntive per prendere altra confidenza, anche se, ripeto, ci so andare abbastanza bene, ma non si smette mai di imparare. Volevo anche ringraziarmi del fatto che io, nonostante avessi una faccia d'assassino appena mi ha detto guarda sei bocciato, perché mi rodeva proprio dentro, cioè alla fine arriva da un errore mio, ho sbagliato io, cioè se queste sono le regole, sono le regole. E il tatuaggio mi ha veramente aiutato tanto, perché nonostante io potessi esplodere e volevo esplodere, sono riuscito a controllarmi, quindi sono molto contento dei miei progressi degli ultimi tre anni legati all'impulsività. Non ho detto una parola, mi si leggeva in faccia che ero molto arrabbiato, ma non ho detto una parola. Me la prendo con me stesso, la prossima volta spero di non ricadere nello stesso problema, magari sperando di avere un esaminatore un pochettino più empatico, e soprattutto un esaminatore che non arriva con mezz'ora di ritardo, perché per me quella mezz'ora è stata veramente pesante. Iniziare a mezz'ora dopo, quando sai che sei lì, che stai fremendo di dire cavolo già c'hai ansia, in più devi aspettare una mezz'ora in più perché quello se c'ha i suoi comodi. Ma vabbè, tralasciamo. Volevo semplicemente raccontarvi di questa esperienza, la tuta ce l'abbiamo, farò delle guide col foglio rosa. Mese prossimo ci riproveremo, è andata così. Io mi sono comunque divertito e raga, dai che i motovlog arriveranno, non preoccupatevi, ci becchiamo presto.